Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Mio Podcasting. Questo episodio, sempre dal colore ufologico, andremo a ragionare del caso degli UFO avvistati ad Emmett nell'Idaho, negli Stati Uniti d'America, il 1 novembre del 1920. Come al solito trovate il link in descrizione praticamente di questo podcast, che vi riporta a una mia bloggata sul mio sito Paleo Contatto. Due parole: il caso degli UFO avvistati ad Emmett nell'Idaho, negli Stati Uniti, il 1 novembre del 1920, deriva da un contenuto che è liberamente scaricabile e gratuito nel magazine Cielo Insolito numero 8, dicembre 2018, che vi invito ad andare a leggere e scaricare presso il sito del CISU, www.cisu.org, oppure lo trovate anche presso www.ufo.it. Il magazine è gratuito in PDF e quindi non ci sono problemi. Una breve, appunto, bloggata sull'ottimo magazine gratuito offerto dal CISU, il numero di Cielo Insolito, del numero 8 del dicembre 2018. Contiene un catalogo di avvistamenti di fenomeni solari anomali nel maggio dal 1910 al 1920. Ora, quasi tutte le testimonianze riportate nel magazine sono relative ad una persona, oppure a poche persone che però già si conoscevano al momento dell'avvistamento. Il livello di realtà e misurabilità degli eventi descritti è nullo, se non assai modesto. Per questa ragione, la maggioranza delle testimonianze storiche che sono state meticolosamente rintracciate, facendo un notevole e meritevole attività di ricerca svolta dal CISU, purtroppo però non possono essere inserite facilmente in una serie storico-ufologica pre-seconda guerra mondiale, assieme ad eventi UFO che invece hanno un livello di realtà e misurabilità più elevato. La maggioranza delle descrizioni appare spiegabile con rientri di bolidi, pareli, effetti ottici causati da una troppo prolungata osservazione del sole ad occhio nudo. Esiste però una testimonianza in Cielo Insolito numero 8 dicembre 2018 che è molto interessante, anche se sostanzialmente non è reale e misurabile con criteri di paleoufologia razionale. Il fenomeno che segue ha invece le caratteristiche di essere uno dei primi eventi di post-Fatima. Ma sappiamo bene che quegli episodi, per quanto celebri, possono essere e non costituiscono sotto nessun profilo l'esordio dei fenomeni solari. Fu riferito dal quotidiano Idaho Falls Times del 1 gennaio del 1920, questo riportando quanto scritto in Cielo Insolito, numero 8 del dicembre 2018. Una donna dell'Idaho, dell'Idaho occidentale, scrive di aver visto cerchi peculiari intorno al sole il 16 dicembre. La signora, moglie di James Bone di Emmett, in una lettera inviata al Capital News afferma che un rimarchevole fenomeno planetario si è avuto la mattina del 16 dicembre, un giorno prima di quello per il quale porta l'astronomo italiano aveva previsto una terribile calamità per il mondo. Parlando del fenomeno, la signora Bone ha detto: lo spettacolo del sole intorno ad esso, che si è avuto la mattina del 16 dicembre,
dalle 7:15 fino alle 10:15 è stato rimarchevole. Dapprima ho visto una fiammetta rossa, dopo ho visto che è diventata più intensa e che sfolgorava descrivendo un'orbita circolare oscura come fuoco davanti al sole, che effettuava un costante movimento oscillatorio all'interno di una striscia di rosso, blu e giallo. Dietro di ciò c'era un grande fumo che fuoriusciva dal sole per una gran lunghezza e che aveva la forma di un cono. Per vedere meglio, la signora arrotolò con un giornale, un giornale a forma di cono, e con questo ottenne una visione migliore. Poi provò a prendere un cannocchiale con un modesto ingrandimento e osservò appunto lo spettacolo ad est del sole. C'era una cometa in continuo movimento con una coda di dimensioni discrete simile a quella di un piccione con la coda a ventaglio. Sfrecciava verso ovest, la perdevo di vista e poi riappariva verso est. La cosa si ripeté parecchie volte, di colpo sparì del tutto. Alle 11:30 ripresi il cannocchiale. Il sole appariva coperto da uno spesso biancore. Dentro di esso c'erano delle macchie nere, alcune delle quali assai grandi. Quel biancore era così sottile che attraverso di esso potevo vedere l'orbita oscillante davanti al sole. Delle nubi presero a radunarsi dove al sole, e per quel giorno non lo guardai più. Allora, che cosa si può dire? L'evento non è reale, non è misurabile, in quanto la storia proviene da un unico testimone. La storia fu pubblicata sul giornale del 1 novembre del 1920, Idaho Falls Times. Il paesino di Emmett esiste per davvero nell'Idaho ed è nella contea di Gem. Alcune descrizioni della signora sembrano illustrare un rientro in atmosfera di un bolide che si incendia in altissima quota e poi si dissolve. La seconda parte del racconto che ricorda appunto la signora come un testimone, non ad occhio nudo ma con l'aiuto di un cannocchiale a modesto ingrandimento, è invece piuttosto straordinario. In sintesi, la testimonianza descrive un oggetto che, se fosse un bolide o un meteorite, lasciò una scia rossastra a forma di cono di piccione, oppure una serie di bolidi che, disintegrandosi in atmosfera, lasciavano una presumibile scia bianca, come sono solito fare le comete, la quale ebbe a comparire da est. Poi l'oggetto, con un moto lineare e quindi balistico, senza zigzagamenti, senza cambiamenti di quota vistosi, senza virate, senza arresti di moto in cielo, si diliguò dissolvendosi in alta quota verso ovest. Questa prima parte della narrazione è, secondo me, perfettamente compatibile con un rientro di un bolide o di un grappolo di bolidi che si sono disintegrati in alta atmosfera. Tuttavia, è proprio per questa descrizione del fenomeno, che sarebbe avvenuto in modo continuo e sistematico dalle 7:15 sino alle 10:15 e fu osservata anche con il cannocchiale di modesto ingrandimento. E da qui incominciano a emergere sospetti che possa essere un UFO, di natura aliena. È impossibile che un rientro in atmosfera di una serie di bolidi generi esattamente per 3 ore, quindi dalle 7:15 fino alle 10:15, sempre lo stesso identico pattern. La banale ragione è che i bolidi e i meteoriti hanno una massa e composizione diverse, hanno un diverso angolo di rientro in atmosfera. La reiterazione ciclica che viene descritta dalla testimone appare una dinamica sistematica con lo stesso identico pattern di interazione con l'atmosfera. Tale dinamica ha più a che fare con un'attività artificiale piuttosto che con un rientro casuale e naturale di un bolide oppure di uno sciame di bolidi in alta atmosfera. L'oggetto osservato, oppure i numerosi oggetti osservati in serie per 3 ore, di cui però non se ne può inferire il numero a causa dell'assenza della durata temporale di un ciclo di comparsa est-ovest, ha un colore compatibile con un UFO alieno, ossia rossastro, con una scia presumibilmente bianca.
Se il bolide era un UFO, lo stesso UFO avrebbe reiterato la stessa manovra numerose volte per circa 3 ore. Se il bolide era un UFO o una serie di UFO, gli oggetti descrissero in modo ciclico una dinamica artificiale che ricorda un pattern fuggi e rincorri tra vari oggetti UFO alieni. Gli oggetti neri avvistati sul Sole come macchie scure potrebbero essere stati UFO alieni in orbita bassa in asse con il Sole rispetto al punto di osservazione della cittadina di Emmett. L'elemento numerico, quindi la presenza di UFO maggiore di uno, sarebbe coerente quindi con la presenza di vari passaggi, fuggi e rincorri espletati nell'arco di circa 3 ore. Quindi, tesi sull'evento ufologico. Nonostante l'evento del 16 dicembre 1919 sia non reale e non misurabile, e per quanto l'evento debba essere preso con riserva, la testimonianza sintetizza la presenza di oggetti luminescenti con forme e colore compatibili con tecnologia UFO. Inoltre, l'avvistamento dimostra delle dinamiche artificiali e non naturali, cui l'avvistamento è ritenuto ufologicamente interessante. Si sospetta la presenza di voli di ricognizione alieni con UFO a tecnologia saurica nella data del 1° gennaio del 1920, osservati appunto da questa fortuita ed insolita testimone ad Emmett nell'Idaho negli Stati Uniti d'America. Questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima!